andiamo a vedere che cos'erano queste istituzioni. Dobbiamo ricordare innanzitutto che Solone mantenne le vecchie magistrature, quindi Arcontato e anche il Consiglio degli Anziani o Areopago, ma sicuramente diminuì in maniera drastica i loro poteri, anche perché si partiva dalla ecclesia. L'ecclesia era l'assemblea di tutti i cittadini maggiorenni e aveva funzione legislativa e provvedeva all'elezione dei magistrati. Inoltre eleggeva la bulè o consiglio dei 400, di cui potevano far parte soltanto le prime tre classi che abbiamo visto prima, erano esclusi i teti. Comprendeva 100 membri per ciascuna delle quattro tribù tradizionali e alla bulè spettava la proposta legislativa. C'era poi la Eliea. L'Eliea era un tribunale popolare al quale ci si rivolgeva principalmente per ricorsi contro le sentenze degli arconti. Come vedi, quindi, l'ordinamento previsto da Solone fu sicuramente un passo avanti nei confronti di una maggiore partecipazione a quella che era la vita politica, ma scontentò in realtà un po' tutti, i nobili per l'abolizione dei debiti e per il ridimensionamento del potere dell'Areopago, e i ceti inferiori perché rimanevano ancora esclusi dalla politica.